Un saluto da Dottor Palmas, mettiti comodo sul divano e dai uno sguardo a quest'altro caso che ho risolto con la mia equipe col sistema bocca bionica. Denti del paziente erano completamente assenti nella parte superiore, un paziente giovane, se noti, non parliamo di un anziano, un paziente che era stato colpito dalla malattia parodontale, ha perduto gran parte delle radici, erano stati incapsulati denti nella parte superiore che poi sono andati incontro a carie, ha perduto le capsule e di conseguenza non mostrava più il sorriso. Nella parte superiore aveva un grosso difetto osseo a livello della premaxilla, nella parte inferiore gli ultimi denti rimasti erano tutti colpiti da parodontite, uno stadio terminale. C'era presente anche una porzione di impianto dentale fallito nella premaxilla, un altro impianto era completamente in espulsione. Abbiamo misurato le quote di osso residuo e ci siamo resi conto che c'era veramente poco osso nella parte superiore. Questo è il paziente dopo l'intervento, dopo aver posizionato gli impianti dentali sia sull'arcata superiore che inferiore, delle protesi provvisorie che già comunque l'hanno riabilitato alla masticazione. Questi sono gli impianti dentali che sono stati inseriti, inclinati a evitare le zone di vuoto dei seni mascellari. Questo è il grafico 3D che mostra il tipo di intervento che è stato eseguito alla perfezione. Ci siamo andati a riprendere le poche zone di osso residuo rimaste. Abbiamo installato su di queste zone gli impianti dentali che poi sono stati avvitati alle protesi dentali provvisorie. Sul lato sinistro puoi vedere la situazione di partenza, una bocca affetta dalla parodontite, osso completamente assente a livello premaxillare. Abbiamo proceduto al posizionamento degli impianti dentali pterigoidei e gli impianti convenzionali nella parte anteriore. In basso puoi vedere gli impianti che sono stati posizionati e questa è la preview grafica che abbiamo eseguito e mostrato al paziente per capire anche noi dove avremmo dovuto posizionare i denti. Una volta selezionate le forme e una volta definiti i volumi che avremmo dovuto occupare all'interno del sorriso, abbiamo proceduto a disegnare col computer quelli che sarebbero stati poi i denti definitivi. Quelli che vedi qua sono denti in zirconio, questa è la linea superior con denti in zirconio e gengive artificiali in composito, con un tocco di iperrealismo a livello gengivale anche sulle texture di superficie dello zirconio. Nota le foto laterali delle arcate, come la luce batte sopra gli incisivi e le forme che si creano col gioco di luci. Nota nella foto centrale gli incisivi centrali dominanti, le traslucenze che sono sul margine inferiore incisale. Queste conferiscono alla dentatura una sensazione di iperrealismo e queste sono le protesi viste da vicino con la gengiva pallida in alcune zone, arancio in altre zone, rosso scuro su altre zone. Questi giochi di colori sapientemente bilanciati permettono di dare e conferire alla dentatura artificiale quel tocco in più che la rende del tutto indistinguibile da una dentatura naturale. Il paziente giovane monta le protesi superior che sono realizzate col protocollo bocca bionica, denti realizzati roboticamente partendo da delle scansioni di denti reali e memorizzati in cloud. Questo è come risultano le protesi all'interno della bocca del paziente, incisivi dominanti, canini molto mascolini, lanceolati, con incisivi laterali anche qua abbastanza grandi per creare quel sorriso all'americana tipico di un paziente mascolino con un leone, una tigre. Non tutti i visi sono uguali, è importante dare la forma dei denti corretta al singolo viso e questo è possibile farlo grazie al protocollo, al sistema bocca bionica che ci permette di testare tante forme di denti in poco tempo, di denti reali scansionati e trovare le forme giuste all'interno del viso del paziente. Nota, prima avevamo una persona che poteva avere sui 55-58 anni, qua abbiamo una persona a cui daremo 45 anni. Almeno 10 anni di vita sono stati restituiti a questo paziente. Spero ti sia piaciuto e che abbia apprezzato i dettagli di questa riabilitazione, che è stata realizzata col computer. Le forme dei denti di partenza erano dei denti reali, scansionati, che sono stati adattati alle forme, del viso e ai movimenti della mandibola del paziente.
Questo livello di realismo, posso assicurarti che è difficile trovarlo in giro, e solo l'equipe che si dedicano all'eccellenza hanno attenzione maniacale per questi dettagli che poi conferiscono l'iperrealismo necessario a pazienti ultra esigenti come questo caso che ti ho mostrato. Io sono Dottor Palmas, dai uno sguardo a tutti gli altri casi risolti col sistema bocca bionica. E spero ti sia piaciuto quanto è piaciuto a me. Questo è uno di quei casi che io annovero tra i più belli che abbiamo risolto in equipe. Un saluto.